Uomini e donne, Gemma Galgani disperata, ricattata da Rocco. Nella puntata del 13 marzo di Uomini e donne, Gemma Galgani si è scontrata con Rocco Fredella. La dama bianca ha deciso di chiudere definitivamente con il piastrellista in seguito alla decisione. La donna si è mostrata disperata ed ha accusato il cavaliere pesantemente. Gemma piange e rifiuta Rocco, è finita. In occasione della decisione, Rocco Fredella ha stupito la sua dama facendo le cose in pompa magna. La serata è stata veramente fiabesca, lui l'ha portata in uno sfarzoso castello, lei si è vestita come una sposina e c'erano persino i musicisti. Ma nulla di tutto questo è servito a sciogliere le remore di Gemma Galgani. Quest'ultima, infatti, ha pianto lacrime amare quando ha rifiutato il suo cavaliere. A quanto pare, si sarebbe sentita ricattata dall'uomo. Le sue parole hanno sconvolto tutti. Uomini e donne, il Fredella accusato di ricatto. Il rifiuto non è andato giù al Fredella e, una volta in studio dalla De Filippi, i due hanno avuto modo di discutere sulla questione. Lui le ha sciorinato tutta l'umiliazione e i dubbi presenti nel suo cuore. Le ha detto di non sentirsi abbastanza voluto e che lei lo avrebbe solo preso in giro in questi 6 mesi. La discussione è stata talmente accesa che, ad un certo punto, Gemma si è sentita male ed è stata prontamente visitata da un medico. Gemma Galgani non ha per nulla apprezzato la sorpresa di Rocco in quanto si è sentita messa alle strette e addirittura ricattata. Ha detto di aver vissuto tale esperienza come una costrizione, un'imposizione piuttosto che come una scelta libera. Ed ora è arrivato il momento di voltare pagine, la dama bianca conoscerà altri cavalieri nei prossimi giorni. Arriverà quello giusto che le farà battere il cuore talmente forte da farle dire addio al trono over? Let it go.